tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi ghiaccio reale! Brrr. Non fa freddo! Fanno tutti freddo! E invece no, la ghiaccia reale! Sapete, la ghiaccia reale è il primo video che ho visto su YouTube. Prima ancora che aprissi qualunque canale, prima di Arte per Te, prima molto prima di Due Corona K, forse... No, prima di Gabriele no. La ghiaccia reale la vidi nel video di Grady Webb, che saluto! Ciao, ciao Grady Webb! Che è ritornata alla grande sul tubo, quindi andate anche sul suo canale a vederlo, è simpaticissima. Spostiamoci in cucina e andiamo a preparare la nostra ghiaccia reale. E adesso prepariamo la nostra ghiaccia reale. Ci occorrono, o glassa, ci occorrono 250 g di zucchero a velo, un 3 gocce di succo di limone e un albume d'uovo che ho già messo qui nella ciotolina. Ogni 250 g di zucchero dovete aggiungere un albume. Adesso io faccio un pochettino montare l'albume, ma poco, non a neve ferme. Perfetto, appena comincio a fare la schiometta è pronto per ricevere lo zucchero a velo, che dovrei mettere tu, Gabriele. Dimmi. a poco okay. stai tacciandolo. Quindi incorporate lo zucchero a velo e nel frattempo montate. Ancora è liquida, lavorate velocemente perché la ghiaccia è sicca molto velocemente e incorporiamo ancora zucchero a velo fino a quando la pasta diventi sì soffice, ma anche bella stabile, abbastanza duretta, non così liquida. È importante che lo zucchero a velo sia setacciato in modo che questi pallini che ci sono qui non facciano poi grumetti. Ok, la nostra ghiaccia è pronta, guardate, fa un bel filo, vedete, è bella solida, e la nostra ghiaccia è pronta per poter essere usata per le guarnizioni di tutti i biscotti che vogliamo. Ci vediamo dopo. Avete visto com'è semplice preparare la nostra ghiaccia reale? La ghiaccia reale è una preparazione importantissima per la decorazione e la saldatura di alcuni pezzi di dolce. E se non volete che sicchi troppo velocemente, chiudetela ermeticamente all'interno della sacca poche e poi al momento opportuno utilizzatela. Dura non più di 2-3 giorni nel vostro frigorifero. Quindi affrettatevi. Quando la fate, utilizzatela. Ultimi pezzi. Quando invece fate i biscottini, c'è gente che li lascia a lungo per poi mangiarli. Io invece preferisco consumarli entro la settimana perché è sempre wow, non mi piace lasciarlo. Anche perché lì da noi non arrivano. Non è mai capitato appunto che sopravvivano, però insomma, io entro la settimana li mangerei. Spero che questa ricetta vi sia utile. Vi aspettiamo sempre sulla nostra pagina Facebook e grazie per esservi iscritti fino adesso su Due Corona K. Siete già in tanti, quindi vi ringraziamo di essere parte anche di questa vita culinaria della nostra famiglia. Grazie mille, vi grazie ringrazio. Grazie a tutti, siete preziosi, lo sapete cosa pensiamo di voi, vi vogliamo un gran bene. Noi però ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole! Ciao, a presto, grazie!